ho avuto il piacere di leggere L'essenziale e la fatalità di un istante e di conoscere l'autrice, la dottoressa Denise Lorella Narducci. Da studentessa di psicologia sono rimasta molto entusiasta dei suoi libri e ho deciso di intervistarla facendole molte domande su questioni che mi avevano lasciata un po' titubante. Lei, accettando l'intervista, ha deciso di rispondere a tutte le domande, così da chiarire i dubbi anche a quelle persone che, non avendo avuto occasione o non conoscendola, non hanno potuto rispondere alle perplessità che i libri avrebbero potuto lasciare. Nell'intervista potrete notare l'amore e la passione che l'autrice ha donato ai suoi capolavori. Buona visione. La dottoressa Denise Lorella Narducci, che parlerà dei suoi libri, L'essenziale e la fatalità di un istante. È un'emozione per me averti qui. Cosa ti ha spinto a scrivere il libro? Il primo? L'essenziale. Ti dico la verità, mi hanno spinto una serie di cose. La prima è quello che è stato sempre un mio desiderio, forse inconscio, però poi col passare degli anni si è concretizzato, quindi è stata proprio l'esigenza di dover lanciare un messaggio agli altri, in questo caso ai lettori, ma un messaggio che di solito non era ancora come una sottoforma di tabù nella nostra regione, perché anche tu sei molisana. Quindi quello che ho voluto fare io è stato non solo per una realizzazione personale, ma proprio per un contributo sociale alla società. Devo dire che questo è stato il primo input, poi è stato amplificato dalla mia esperienza all'estero, perché ho vissuto lì, quindi in Spagna, anche per completare i miei studi, e da lì mi sono detta di non perdere più tempo. Forse era arrivato il momento giusto per non solo per scrivere, ma per pubblicare. Quindi giustamente, dopo una corretta e giusta valutazione, vedendo le differenze proprio evidenti che ci sono in generale tra il Molise e altre realtà che non è solo la Spagna, allora lì ho fatto dei miei desideri una realizzazione totale. Devo dire che ci sono riuscita. Che sensazione hai provato nello scrivere L'essenziale? Questa è una bella domanda, perché potrei risponderti semplicemente che mi sono emozionata ed è stato bellissimo, invece no, perché mi ha cambiato proprio anche una parte della mia vita scrivere quel libro. Quindi proprio durante i pochi mesi, perché 3 anni ci avevo messo anche meno, proprio perché lo volevo fare, quindi non è che è stato faticoso scriverlo. Ma come sai, faccio anche altri lavori e quindi in quei mesi sono cambiate tante cose. Sono cambiata io, perché mi sono ritrovata comunque qui in difficoltà dopo aver vissuto un'altra realtà. Sono stata in difficoltà, quindi mi sono chiusa un po' a me stessa e mi sono preoccupata solo di rendere pubblico un qualcosa di essenziale. Quindi da lì nasce anche un po' il titolo. E diciamo che scrivendole quelle cose mi ha anche fatto crescere a me, in primis, perché tu sai un po' la mia storia, sai un po' quelli che sono i miei pensieri. Quindi dover trasmettere a qualcuno il mio pensiero con la consapevolezza di renderlo pubblico, mi sono sentita realizzata, ma anche è stata anche una sfida, dai, chiamiamola così. Infatti è stata proprio una sfida. Quindi la prima sensazione che ho provato è stata proprio una sfida con me stessa e con il resto del mondo, diciamo così. Il libro ha avuto molti successi. Sì. Quando hai iniziato a vedere i successi che aveva questo libro, che sensazioni hai provato? Che emozioni ti ha trasmesso? Bene, diciamo che io ho raggiunto proprio il traguardo, che uno dei traguardi che volevo raggiungere, perché ovviamente quello per me è stato un modo di comunicazione pubblica. Non è stato solo pubblicare un libro, come lo vivono penso la maggior parte degli scrittori. Per me è stato lanciare un forte messaggio a tutte le persone che mi scrivevano in privato all'epoca, quindi sono stata un po' un punto di riferimento. Quindi è stata un'emozione bellissima che vivo tuttora, e a ogni presentazione, anche se adesso sto presentando proprio questo libro, però se ne parla sempre, perché è stato proprio il trampolino di lancio, e
stato bello, la cosa più bella che mi è successa quando le persone, non tuttora, mi fermano anche per strada e mi dicono: grazie al tuo libro io ho scoperto una parte di me che mi ha aiutato a vivere. Te l'ho fatto in sintesi, insomma. E non è stato certo una cosa a scopo di lucro, quindi non posso dirti che ho raggiunto la mia felicità monetaria, ma bensì emotiva, che era quello che cercavo. C'è stata qualche musa ispiratrice che ti ha portato a scrivere questo libro o l'hai scritto semplicemente per... Qualche musa di che tipo, cos'è? Non so, ti sei ispirata a qualche persona nel scrivere il libro oppure... Allora, io non ti può sembrare un paradosso, ma non leggo. Quindi mi sono ispirata a me stessa e alle mie emozioni. Sicuramente alle mie esperienze, ovviamente, perché per poter trasmettere un'emozione la devi prima vivere, secondo me, altrimenti sarei una scrittrice di fiction e basta. Invece no, io scrivo le mie emozioni, quindi sicuramente mi ispiro sempre su quelle. Le persone, quindi, da quanto hai scritto il libro, adesso ti conoscono e ti ringraziano, quindi hai anche molte persone che ti cercano e ti Sì, chiedono e consigli. questa è una cosa bella perché è quello che io alla fine cercavo, aiutare, tra virgolette, aiutare le persone che già aiutavo parlando, quindi mi sono detta aiutiamone di più perché sicuramente il libro arriva raggiunge una sfera di persone più grande, quindi sì, possono. Molte persone mi scrivono tuttora scusa se ti disturbo, ma per me non è un disturbo, per me è un piacere e soprattutto quando vedo che i consigli che do sono applicati e ben riusciti, forse sono meglio per gli altri che per me stessa, però va benissimo. Immagino che come tanta gente positiva ha commentato il libro, anche molte persone negative hanno dato giudizi negativi Tu sul libro. sai bene che i giudizi negativi sono quelli che poi alla fine magari ti dicono non in faccia, non lo so, però io rispondo perfettamente anche a quelli che hanno ragione, anche quelli che la pensano negativamente, perché come in tutte le cose c'è il bene e il male, quindi se non condividono non è peggio per me, ma peggio per loro che evitano di seguire la loro essenza, perché poi di quello si tratta. Molte persone purtroppo ancora oggi legano la religione a una tendenza sessuale. Quindi, quante persone magari hanno criticato il fatto che tu sia religiosa nonostante hai Scusa, scritto questo posso? Mi sta libro? dando fastidio, mi interrompo un attimo, mi rifà la domanda? Quante persone, perché purtroppo ancora oggi sappiamo molto bene che molte persone religiose Sì. pensano che il cattolico deve Sì. avere quella concezione di sessualità, punto e basta. Esatto. Quindi quante persone hanno criticato il fatto che tu sia cattolica? Allora, questa è stata l'ultima critica che io ho ricevuto. Sì. Effettivamente, una critica, ma anche ci sono state persone addirittura, te lo dico ecco appunto, come se stessimo sorseggiando e parlando e chiacchierando tra di noi perché io così faccio, delle persone che addirittura hanno insinuato che io avessi esposto questa mia idea religiosa per farmi pubblicità. Io lo trovo squallido, insipido e ignorante e quindi con del termine ho detto tutto, con del termine. Però, poverini, alla fine non è colpa loro, perché io, voglio dire, non avrei mai fatto una cosa del genere, uno per rispetto di me stessa, due per rispetto di chi veramente mi segue con credenza e sentimento, e tre perché appunto sono credente, motivo per il quale mi sono tatuata anche un rosario, altrimenti non è che lo facevo per pubblicità sulla mia pelle. Quindi vorrei dire semplicemente a tutte queste persone che è sembrato non solo, è sembrato strano, mi hanno criticato e quant'altro, ma io mi rafforzo da ogni critica, che come esiste un orientamento sessuale, esiste un orientamento anche religioso, penso che tu sia d'accordo, no? L'orientamento religioso, che non è solo una credenza, ma è un sentimento, io lo interpreto così. O ci credi o non ci credi, poi ci sono gli scritti, poi c'è la Bibbia che dicono appunto, parlando di sessualità in questo caso, perché è per questo alla fine che sono stata criticata,
La Bibbia condanna gli omosessuali o i preti o non so che, insomma, io questo non lo so. Io so che la Bibbia è stata scritta da persone come noi, chiamate profeti all'epoca, no? Esatto. Io non so se sono messaggi che Dio ha riferito. Io non lo so, io in cuor mio sento di credere a un'entità che viene chiamata Dio, che non significa che io credo a ogni versetto della Bibbia, assolutamente no. Perché a proposito di questo potrei dire, e qui mi dilungo, ma approfitto per rispondere a tutti, non ho avuto tempo prima. Mi dilungo per dire che il versetto della Bibbia in cui condanna la mente, per esempio, l'omosessualità, sono io la prima che non mi trovo d'accordo, mi trovo in disaccordo. Però non è questo per me un limite, un paletto da dire no, non credo perché è scritto questo, che è scritto questo. Le persone oggi come oggi cambiano, provano emozioni, la sessualità evolve, quindi io sinceramente su me stessa non penso che se oggi mi piace una donna e domani mi piace un uomo, Dio non mi accetta, ad esempio, te lo sto dicendo proprio in termini che possono capire tutti, se così non fosse, ok, lui non mi accetta, ma io ci credo lo stesso, no? Perché non è qui per risponderci. E quindi, sinceramente, anche questo l'ho trovato una forma di ignoranza. Cioè, nel senso, se sono etero posso credere. Eh? Se sono etero mi comporto male, non rispetto il mio compagno, posso credere. Se mi piace una donna non posso credere. Questo è proprio. Boh. Poi ognuno, anche la religione ha libera interpretazione, però sto dicendo solo come la vivo io, insomma. Io la vivo che evidentemente ho avuto dei segnali che mi hanno portato a credere ancora di più, perché comunque ho sempre creduto, mi hanno portato a credere ancora di più semplicemente perché ho avuto dei segnali che magari sono andati al di là della sessualità. Tutto qui. Poi il peccato, voglio dire, siamo tutti peccatori, come si suol dire. Dopo l'essenziale hai scritto un altro libro, La fatalità di un istante. Quello cosa ti ha spinto a scrivere un secondo libro? Mi ha spinto a scrivere un secondo libro perché, anche per cambiare genere, perché altrimenti avrei continuato con la saggistica tra psicologia, filosofia e sempre emozioni, però poi mi è stato proprio richiesto di scrivere qualcosa di più approfondito riguardando in questo caso la fatalità di un istante. È un romanzo proprio prettamente al femminile perché sono storie tra donne. Ma del quale appunto io sono protagonista, perché molte persone mi hanno chiesto come mai io non ho scritto una biografia, ma ho scritto l'essenziale. Perché no? Perché a me non interessa scrivere il film della mia vita, a me interessa trasmettere le mie emozioni, quello sì. E quindi ho trasformato le mie emozioni in un romanzo basato sempre magari su emozioni reali, ma ci tengo anche a specificare che non sono, tutto quello che ho scritto non sono storie reali, cioè non è che io ho preso le mie storie e le ho scritte, però l'ho voluto scrivere per far vivere una specie di film trascritto poi in libro, come perché sono delle serie televisive, una famosissima si chiama Hell World, quindi le persone dicevano, ma perché non c'è un libro che parla, perché di solito adesso i libri sono sempre a sfondo sessuale o manca sempre qualcosa. Beh, nel romanzo che ho scritto io c'è tutto, c'è dramma, c'è amore, c'è passione, c'è sentimento, è una cosa completa che anche se la legge qualsiasi persona di qualsiasi attrazione sessuale può trarre, perché io anche attraverso quel romanzo lascio comunque dei messaggi. Infatti parlo di una ragazza bisessuale, di un'altra etero, di un'altra, parlo di cose diverse, ma che fanno di parte, penso, di ognuno di noi ogni giorno della nostra vita, ma poi c'è chi lo vuole vedere e chi non lo vuole vedere e vivere. Quindi il mio romanzo semplicemente aiuta a capire, a vivere e soprattutto a ricordarsi ogni giorno che noi abbiamo delle famiglie, delle amicizie, delle persone che ci circondano, che se anche quel tema non riguarda noi stessi, riguarda la realtà in cui viviamo. Perché oggi è talmente frequente che credo che siamo agli aprire gli occhi per vivere meglio tutti. Che riscontro ha avuto la fatalità di un istante? Buono, devo dire che si sta vendendo soprattutto in formato ebook perché immagino sia più comodo da leggere, non lo so.
ha avuto ovviamente, sono molte le donne che lo comprano, che dopo averlo letto, ognuna di loro si identifica, guarda un po', in qualche protagonista. Quindi va benissimo così, cioè, anche perché mi hanno detto che lascia con il fiato sospeso, come se stessi guardando un film, quindi io quello volevo, non sono nel mondo del cinema, per cui l'ho fatto così attraverso la fatalità di un istante. Cosa pensi sul fatto che oggi, nonostante ormai siamo in un'epoca, come la chiamano, evoluta, molte persone hanno paura di mostrarsi per quello che sono? Cosa penso? Penso che purtroppo ci sarà sempre una fetta di società che vivrà sempre questo come un problema, perché è così, cioè ci deve essere sempre una percentuale, come ho detto, come ho scritto nell'essenziale, come c'è nella sessualità, no? Perché noi non siamo, credo, quasi nessuno ormai del tutto eterosessuale, ma la sessualità può andare anche a percentuali, cioè nel senso io non credo nelle etichette, approfitto di nuovo per dirlo, io stessa non mi etichetto. Quindi queste persone che fanno questa fatica semplicemente si trovano in una condizione di imporre a se stessi, sempre e comunque attraverso anche influenze esterne, il costruttivismo sociale, la famiglia, e non il aver paura. Quella paura li farà restare in una minima percentuale che poi si portano avanti fino a quando non si rendono conto che stanno andando contro loro stessi e reprimendo le loro emozioni, questi problemi di cui stiamo parlando continueranno sempre ad esistere. Quindi ci sarà sempre per alcune persone purtroppo il problema di esporsi, condizionati dagli altri, ma poi gli altri alla fine sono i primi che si fanno le cose loro, insomma. Pensi che scriverai un terzo libro? Sicuramente, già ci sto lavorando. Però non so dirti precisamente che cosa, perché cambio idea e adesso emotivamente sono un po' non ferma solo in un ambito e quindi potrei oscillare un po', non voglio dare risposte affrettate, però ma sicuramente io scrivo sempre. C'è un messaggio preciso che vuoi lanciare a giovani di tutte le età, persone di qualunque età, di qualunque sesso? Un messaggio che riguarda la sessualità o un messaggio generale? Un messaggio generale, quello vuoi. Io dico una cosa, la prima cosa che mi viene da dire sempre in questi casi è che per non vivere male, in generale, proprio in ogni ambito, basterebbe semplicemente seguire la propria essenza. Sentimentalmente, sessualmente, professionalmente, con tutte le difficoltà che ci possono essere, ci sono sempre gli ostacoli nel cammino di questa vita. Ma se ci si ferma alle paure non si va mai avanti. Io penso che per condividere una realtà bisogna innanzitutto viverla. Se tu la vivi normalmente, chi ti sta intorno la vive normalmente. Quindi il messaggio che io lancio anche a questi ragazzi, che adesso io non sto andando molto nelle scuole a parlare, non so come ho fatto già, però ecco, la prima cosa da fare è non temere né famiglia né amici, né nessuno, ma si va avanti sempre con la verità, secondo me. Quindi esporsi e niente, lasciar fare, perché alla fine esponendosi si aiuta anche gli altri, questo è il mio pensiero. Quindi penserai di scrivere un altro libro e un messaggio proprio forte per i giovani di oggi che magari ti vengono a chiedere. Quanti giovani ti sono venuti a dire ma come fai magari a essere così tranquilla davanti, sì, alle altre persone? Sì, esatto. Magari noi abbiamo paura oppure si vanno nascondendo. Tu lo sai bene, anche perché immagino che le fanno anche a te queste domande, giusto? Poi parliamo anche un attimo a te, ti introduco anche un attimo a te, visto i tuoi studi, te le fanno pure a te queste domande. Allora, sì, si chiedono come ho fatto. Ma io rispondo non basandomi sull'età che ho oggi, ma sul fatto che anche io ho avuto 14, 15, 16, 17, 20, 25, ho avuto la stessa età
e ho sempre vissuto nella stessa maniera in cui vivo oggi. Cioè, mi piaci? Ok, mi piaci, ma mi piaci. Mamma, che ti devo dire? Io mi sento così, domani mi sento in quest'altro modo, te lo comunico lo stesso. Lo sto dicendo proprio nei termini che usano loro, che non ci interessa in questi casi usare termini tecnici. E quindi la prima cosa che dico, è così che l'ho aiutati poi, ho raccontato proprio quello che ho fatto io. Quello che ho fatto io, Anna Maria, è stato semplicemente vivere ogni cosa, ogni emozione, ogni pensiero, ogni cosa, ho seguito la mia essenza. E per questo motivo io ti devo dire che non mi sono mai trovata male, ho superato sempre le difficoltà, tanto si superano. Anzi, ti ritrovi a superarle di più se cerchi di reprimere e non seguire quello che sono le emozioni, perché se le reprimi sono guai. Penso che ci addormenti anche la notte attraverso l'inconscio, cosa che mi hanno detto parecchi ragazzi. Quindi basta semplicemente fare questo, e sì, è la cosa più semplice per evitare ansie, malessere, patologie, che poi appunto dovete rivedervela voi, psicologi. E quindi io, questo è il messaggio che lancio assolutamente. Immagino quindi che soprattutto i giovani ti vedono come un idolo ormai, no? Sì, un Come icono, un sì. qualcosa. Sì. Seguiamo tutti Denise. A me fa piacere, perché a me può seguirmi ogni categoria di persona. È quello che devono fare semplicemente. Seguiamo Denise per seguire le nostre emozioni. Quello è quello che io voglio trasmettere. Diciamo che poi se mi si conosce, anche perché con me possono parlare di persona, se vogliono, se sono qui, sono venute anche dall'Alta Italia le persone qui a parlarmi semplicemente mezz'ora, se io ho potuto. E quindi ben venga, è importante, a parte che altrimenti non possiamo dire un giorno, magari a 60 anni, 70 anni, se Dio vuole, ho vissuto la mia vita, ma se tu ti privi di vivere quello che senti di vivere, non potrai mai dire questa frase. Quindi già poi è triste invecchiare e tutto. Almeno togliamoci i problemi che si possono togliere, niente, viviamo, no? Nasciamo con una libertà, penso. Questa. Ok. È stato un piacere averti qui, grazie mille di tutto. Piacere mio, adesso faccio io una domanda a te, cara. Spero che questa chiacchierata ti sia allora di aiuto anche a te, che sarai sicuramente una futura e bravissima psicologa, Sì, è giusto? molto d'aiuto perché conoscendoti, avendo il piacere di conoscerti, ti rendi conto che molte volte uno si fa dei problemi soltanto per paura di mostrarsi per quello che si è. E quindi ecco, poi magari viene da uno psicologo perché si vive male la situazione che ha con il partner, perché non si sente felice vicino al Ecco. partner, oppure magari hanno famiglia. Quante famiglie magari si lasciano, si rompono, e poi magari vedi che uno dei due si butta su un'altra sessualità completamente opposta. E molti ancora adesso rimangono sbalorditi, mentre secondo me è soltanto la causa di una repressione che hanno avuto precedentemente, che li ha Esatto. portati ad avere la storia come tutti quanti la definiscono, quindi marito, moglie, figli, così, e poi arrivi a un punto che ti senti soffocare, quindi prendi, rompi tutto. Quindi io penso che qualunque giovane deve pensare e deve cercare veramente, come dici tu, la sua essenza, per evitare che poi arrivi a un'età in cui ti senti soffocare, ti senti come se sei chiuso in una campana che nessuno ti Le capisce emozioni perché non si non. comandano, se tu cerchi di comandarle invece di gestirle, sbagli strada. Invece di seguire la tua essenza, ti ritrovi poi un'altra strada, segui quella strada, non fai più la tua vita, ti perdi. Quando i giovani si perdono, mamma Maria, oggi, cioè, boh, sei giovane pure tu, però voglio dire, per fortuna puoi insegnare anche agli altri qualcosa, proprio perché, ecco, per esempio, faccio la domanda su di te, no? Tu, se ti capita di vivere un'emozione, cosa fai? Te la vivi o te la rifiuti? Ti butti a viverla fino alla fine, dicendo male che va male, però l'hai vissuta, non hai rimorso né rimpianto di non aver vissuto Questo è quel un qualcosa. Che messaggio che bisogna lanciare fondamentalmente a questi poi alla giovani. fine è come avere la storia con un uomo o per gli uomini con una donna. Io penso che tutti, quando ci si butta in una storia, si pensa sempre: Madonna, e poi se va a finire male,
però se va a finire bene, quindi perché poi rimanere sempre con quella cosa, con quel tormento in testa a dire, però se fossi stato così, forse sarebbe andata così. No, la vivi, poi male che va, va così. Sì, io credo che oggi i giovani dovrebbero avere più paura delle droghe, delle cose che veramente rovinano la vita, che poi questo spesso, correggimi se sbaglio, sono anche delle conseguenze proprio per una repressione che si ha dentro. È come se loro si ritrovano, cioè trovano quella droga, si sentono felici, si sentono diversamente da come sono quotidianamente e quindi si rifugiano proprio in quella cosa perché magari pensano, dice, mi rifugio in una droga, però continuo la mia sessualità come tutte le persone la vivono e non la voglio vivere nel modo mio, come veramente sono io, quindi mi butto in una droga, mi ammazzo perché poi alla fine vanno tutti che stanno persi per strada oppure che purtroppo muoiono e semplicemente per paura di essere diventati da qualcuno, dalla società per quello che si è. Ma la maggior parte delle patologie infatti sfociano da un malessere emotivo, questo non c'è ombra di dubbio. Comunque, questo penso sarà il tuo futuro studio, diciamo, dai. Mi fa piacere che ci sono delle frasi tratte dai miei scritti. È stato bellissimo, un piacere. E sarà altrettanto un piacere leggere questa chiacchierata. Noi vi salutiamo. Concludo con un ringraziamento speciale alla dottoressa Narducci. Spero che con la sua semplicità sia riuscita a trasmettere serenità a quelle persone che hanno paura di mostrarsi per ciò che sono. Ognuno di noi vive di emozioni e non bisogna reprimerle per paura del giudizio esterno. La vita è composta di istanti, non perderli perché potresti perdere anche la vita in un istante. Sono proprio queste le parole della scrittrice. Credo che bisognerebbe davvero vivere di emozioni, perché la vita è troppo breve per pensare di soffocare ciò che proviamo. Grazie a tutti.